Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo incontro della seconda edizione del Mangiagalli Journal Club. Oggi parleremo di sanguinamento uterino anomalo e ce ne parlerà la dottoressa Valentina Chiappa dell'Istituto dei Tumori di Milano. Che come vedete in un momento limite è riuscita comunque a raggiungerci, diciamo che è nel posto giusto perché abbiamo uno stuolo di validissime ostetriche che potrebbero immediatamente intervenire insieme ai curanti. Valentina è un'eccellente ecografista che noi tutti conosciamo, che ha un'ampia esperienza anche prevalentemente in ambito oncologico in quanto lavora all'Istituto Nazionale dei Tumori. Valentina, diamo a te la parola. Grazie professore, grazie per l'invito. Io non ho conflitti di interessi da dichiarare. Vediamo insieme qual è il tema che affronteremo insieme in questa prima parte dell'incontro di oggi. Parleremo ovviamente di abnormal uterine bleeding in termini di terminologia, definizione, classificazioni, dell'approccio alla paziente iniziale. Di diagnostica non invasiva ecografica e isterosonografica e poi volevo chiudere con un accenno all'interpretazione dello spessore endometriale, quando è opportuno o meno indirizzare la paziente a una valutazione di secondo livello. Se entriamo nel mondo del sanguinamento ginecologico, andiamo a scoperchiare un panorama ampissimo di possibilità, in cui riconosciamo sostanzialmente due grandi gruppi di condizioni, i sanguinamenti al di fuori dell'età riproduttiva che sono sempre anormali e qui riconosciamo i sanguinamenti in età pediatrica adolescenziale di cui non ci occuperemo oggi, sia correlati al ciclo mestruale che non mestruali e quindi più connessi a un tema di vigilanza, e i sanguinamenti postmenopausali che invece marginalmente affronteremo. E poi il vero sanguinamento uterino anomalo, quindi in età riproduttiva. Fino a pochi anni fa non esisteva una terminologia standardizzata, la nomenclatura era confusa, non era possibile confrontare gli studi e all'interno degli stessi studi le popolazioni non erano omogenee. È nata quindi la necessità di una terminologia universalmente accettata che rispondesse a delle esigenze cliniche, ma anche educative e di ricerca, ma che fosse anche pratica nell'applicazione. Nel 2011 la FIGO propone la sua classificazione dell'abnormal uterine bleeding e definisce quale deve essere la terminologia accettata. Che cos'è la UB? La UB è un sanguinamento al di fuori del normale volume, durata, regolarità o frequenza dei periodi mestruali. Ma UB è una sorta di termine ombrello. Che cosa vuol dire? Che al di sotto di questo ombrello noi andiamo a riconoscere tutta una serie di condizioni anche molto diverse tra loro in termini di presentazione e quindi anche di trattamento richiesto. Quali sono i termini oggi accettati? Abbiamo il sanguinamento uterino anomalo cronico che si è perpetuato per la maggior parte degli ultimi 6 mesi. E non richiede un intervento tempestivo perché la paziente non è in pericolo di vita. Un sanguinamento uterino acuto che a giudizio del clinico richiede invece un intervento immediato per evitare un'ulteriore futura perdita di sangue. Un heavy menstrual bleeding, ovvero un sanguinamento mestruale eccessivo, e questo va a racchiudere quello che prima era definito metrorragia, menorragia, adesso si parla di heavy menstrual bleeding come terminologia ufficiale. Sanguinamento intermestruale, quindi sanguinamento tra due cicli ciclici e riconoscibili, che può essere random o può presentarsi mese dopo mese, sempre più o meno con le stesse modalità. Un sanguinamento infrequente, quindi un intervallo prolungato tra due periodi mestruali, che può essere oligomenorrea, quindi compreso tra i 35 giorni e i 6 mesi, o amenorrea se è sopra i 6 mesi. Come classifica la FIGO i sanguinamenti uterini anomali? Sostanzialmente viene proposto questo algoritmo, il Palm Coin, in cui riconosciamo due grandi categorie di possibili eziologie. Il Palm va a comprendere tutte le entità strutturali, quindi tutte le eziologie che sono misurabili o con delle tecniche di imaging o istologicamente.
Il COIN va a comprendere tutte le entità non strutturali, quindi tutto quanto è condizione preesistente della paziente o comunque non è misurabile con le tecniche di imaging che abbiamo a disposizione. Quali sono le categorie, le possibili responsabili dei sanguinamenti uterini anomali strutturali? Polipi, adenomiosi, miomi e tutti i tumori maligni o precursori dei maligni. Nel COIN riconosciamo invece le coagulopatie, disfunzioni ovulatorie, vedremo poi le possibili cause endometriali, cause iatrogene e cause non ancora classificate. I polipi la fanno un po' da padrone, sono responsabili dell'8-35% dei casi di sanguinamenti uterini anomali. Sono lesioni focali, quindi qui non stiamo parlando dell'endometrio policoide diffusamente spessito, sono delle proliferazioni epiteliali che possono essere a origine endometriale o endocervicale, che costituite da tessuto vasculoghiandolare, fibromuscolare connettivo, possono essere spesso asintomatici, ma in circa i 2/3 dei casi si associano appunto a un sanguinamento uterino anomalo. In genere una mestruazione abbondante, quindi heavy menstrual bleeding, intermenstrual bleeding o sanguinamento postcoitale, soprattutto se a localizzazione endocervicale. Il polipo va definito ok, come presente o assente, ma non ci basta, andrebbe definito anche con tutta una serie di caratteristiche che poi vedremo meglio quando parleremo della diagnostica ecografica. Ma quando il polipo ci deve preoccupare? Se consideriamo questa meta-analisi proprio del vostro gruppo, del gruppo del professor Vercellini, che ha considerato 51 studi riportando dati di oltre 35.000 donne, vediamo che su tutta la popolazione la prevalenza dei polipi maligni era del 2,7%, con però una percentuale doppia nelle donne in postmenopausa e sintomatiche, mentre nelle donne in premenopausa la prevalenza di polipi era solo dell'1,12%. Quindi attenzione alle donne con sospetto polipo endometriale se in postmenopausa e sintomatiche. Seconda categoria, l'adenomiosi. L'adenomiosi che cos'è? È la presenza di ghiandole endometriali stroma ectopico rispetto all'endometrio nel contesto del miometrio con ipertrofia del miometrio sovrastante. La prevalenza in letteratura è assolutamente variabile. Perché? Perché abbiamo dei criteri istopatologici per la diagnosi, ma ovviamente possibili solo sul pezzo, quindi sull'isterectomia, essendo una patologia benigna, spesso in donne giovani è molto difficile, ovviamente, se non impossibile, valutare questi criteri istopatologici. Abbiamo dei criteri ecografici. Generalmente la presentazione è quella di mestruazioni abbondanti, utero globoso e dismenorrea. Per quanto riguarda i miomi, abbiamo un'altissima prevalenza, fino al 70% nelle donne di razza caucasica e fino all'80% nelle donne di razza africana. Non basta dire se il fibroma c'è o non c'è e misurarlo. La FIGO propone un sistema di classificazione dei fibromi su 3 livelli. Quindi, innanzitutto identifico il fibroma, primo livello, c'è o non c'è. Secondo livello, è un fibroma sottomucoso o no? Terzo livello, non abbiamo più il grading di G012 per i fibromi sottomucosi, intramurale e sottosieroso, ma abbiamo un grading che si articola in 8 livelli. Quindi abbiamo il mioma G0 che non è cambiato, è il peduncolato completamente endocavitario, il grado 1 è un fibroma che aggetta in cavità per più del 50%, il grado 2 aggetta in cavità per meno del 50%, quindi è prevalentemente intramurale. Il grado 3 è un fibroma completamente intramurale ma che l'ambiscio sfiora la cavità. Il grado 4 intramurale senza determinare né bulging sulla sierosa né improntare la cavità. Il grado 5 prevalentemente sottosieroso che determina un bulging sulla sierosa inferiore al 50% del proprio volume. Grado 6 sporge dalla sierosa per più del 50%. Il grado 7 è il mioma sostanzialmente peduncolato. Il grado 8, tutta quella serie di miomi non classificabili in questi 7 come miomi cervicali e miomi parassiti, quindi completamente separati, senza peduncolo identificabile con il viscero uterino. Il tumore, questo è quello che di certo non possiamo permetterci di perdere.
il carcinoma dell'endometrio è il tumore del tratto genitale femminile più frequente nei paesi sviluppati e il secondo tumore per frequenza nei paesi in via di sviluppo dopo il carcinoma della cervice uterina. Non è una patologia solo dell'età postmenopausale, o meglio, è prevalentemente una patologia dell'età postmenopausale, ma abbiamo un 12% di tumori identificati prima della menopausa. E queste sono pazienti che vedremo vanno studiate molto bene, perché all'interno di queste pazienti noi dobbiamo identificare quelle che sono passibili di un trattamento conservativo. In genere il tumore è sintomatico, quindi si associa alla perita ematica, tant'è che soprattutto negli Stati Uniti ci sono state delle campagne di sensibilizzazione della donna nel essere valutata da un ginecologo in caso di sanguinamento uterino anomalo. Qual è il precursore del tumore? Vi volevo riportare questa cosa, visto che dal 2013 è cambiata la classificazione delle iperplasie. Prima si parlava di iperplasia semplice, complessa, con o senza atipie, adesso le categorie sono solo due, quindi l'iperplasia senza atipia e l'iperplasia atipica. Sono due patologie completamente diverse. Se andiamo a vedere il rischio relativo di progressione a carcinoma invasivo, vediamo che è 1 per l'iperplasia senza atipia, quindi queste sono pazienti assolutamente passibili di gestione conservativa, è 14-45 a seconda dell'associazione con fattori di rischio nel caso di presenza di atipie. Andiamo alla seconda classe di possibili eziologie, quindi il COIN, le entità non strutturali. Coagulopatie. Quando mi sono messa a rivedere la letteratura ho detto vabbè, coagulopatie, insomma, è una cosa rara, non tantissimo, perché fino al 13% delle donne che si presentano però con heavy menstrual bleeding può avere una coagulopatia sottostante, quindi non una percentuale così trascurabile. È uno spettro molto variabile di disordini dell'emostasi dove la fa un po' da padrone la malattia di von Willebrand. È molto importante in queste pazienti l'anamnesi, perché sono donne che hanno mestruazioni abbondanti dal menarca, ovviamente. Poi andando ad indagare, la diagnosi è fatta se abbiamo una delle seguenti: emorragia postpartum, sanguinamento associato a interventi chirurgici o sanguinamento inarrestabile associato a trattamenti odontoiatrici, oppure due delle seguenti: epistassi, ecchimosi una o due volte al mese spontanee, sanguinamenti gengivali frequenti o una familiarità positiva. Abbiamo poi i quadri endocrini, quindi i quadri di disfunzione ovulatoria, sono uno spettro di anomalie che si associa a endocrinopatie, essenzialmente policistosi ovarica, ipotiroidismo, iperproattinemia, stress, obesità, anoressia o comunque importante calo ponderale, esercizio fisico estremo o i due estremi ovviamente dell'età della vita fertile della donna, l'adolescenza e la perimenopausa. Abbiamo cause intrinseche endometriali, in genere questa è una diagnosi che si fa per esclusione, quindi si tratta di infiammazione loco-regionale, si può associare a infezioni come la clamidia e in genere sono cause in cui vengono riconosciute delle anomalie nella risposta infiammatoria locale. Questa categoria in particolare verrà approfondita in seguito dal professor Ciccinelli. Abbiamo cause iatrogene, che sono il sanguinamento da causa iatrogena, viene definito breakthrough bleeding e è correlato a un intervento medico. Sono donne che hanno bluto medicata, assumono estro progestinico o dispositivo vaginale e generalmente il sanguinamento uterino anomalo è legato a una scarsa compliance della paziente nell'assunzione del farmaco, ma non solo, può essere legata all'assunzione di farmaci che possano andare a interferire con l'assorbimento dell'estro progestinico o del progestinico, quindi farmaci antiepilettici, antibiotici, fumo da sigaretta che va a accelerare il metabolismo epatico. Che cosa succede? Sostanzialmente abbiamo una riduzione della soppressione dell'FSH, abbiamo lo sviluppo di follicoli e quindi di conseguenza la produzione di estrogeni, di estradiolo endogeno, che a cui consegue una stimolazione endometriale irregolare. Da ultimo abbiamo tutto quello che rimane, sostanzialmente una classe in cui vengono inserite tutte le eziologie non ancora classificate, tra cui endometriti croniche, malformazioni arterovenose e quant'altro.
un accenno invece anche al postmenopausal bleeding. Che cos'è? La FIGO lo definisce come sanguinamento in una donna in postmenopausa che non sta assumendo terapia ormonale sostitutiva ciclica. Qui lo scenario cambia un po'. Intanto è una condizione frequente, e molto spesso è il primo motivo che porta dopo tanti anni la paziente in postmenopausa a vedere un ginecologo. La fa da padrone l'atrofia vaginale, ma anche qui dobbiamo essere ben certi, trattasi di atrofia vaginale, poiché l'incidenza di tumore non è trascurabile, va dal 4% al 14% nella donna con singolo episodio di perdita ematica postmenopausale, e la variabilità nell'incidenza dipende da eventuali fattori di rischio concomitanti che vanno a creare un clima di iperestrogenismo, quindi obesità, ipertensione, diabete, menarca precoce, menopausa tardiva, nulliparità, e poi ovviamente c'è il capitolo del tamoxifene, a cui faremo un accenno alla fine. Come gestiamo la paziente? Partiamo dalla condizione in cui la FIGO ci dice la paziente richiede un intervento immediato, quindi l'abnormal uterine bleeding acuto. Viene suggerito un approccio alla paziente su tre livelli. In primis, ovviamente, dobbiamo vedere se la paziente è grave, quindi andare a determinare il grado di ipovolemia, se c'è instabilità emodinamica, posizionare uno o meglio due accessi venosi, prepararci per un'eventuale trasfusione di sangue e, se necessario, all'espansione del circolo con cristalloidi e colloidi. Secondo livello, ovviamente, andare a determinare la possibile eziologia del sanguinamento e attivarci per scegliere il trattamento appropriato. Che cosa fare? Ovviamente partiamo sempre dall'anamnesi familiare e personale. Abbiamo visto che per alcune possibili eziologie, come le coagulopatie, è fondamentale. E poi ci dedicheremo a un'attenta valutazione clinica. Valutazione clinica che deve considerare la paziente, non solo ecografia. La paziente ha la perdita, faccio l'ecografia, misuro l'endometrio, è normale, ho finito. Deve essere a 360 gradi. Partiamo dalla valutazione dei parametri vitali, di BMI. Vedremo se la paziente può avere un'endocrinopatia, una patologia tiroidea. Guardiamo la cute per vedere se ha ecchimosi spontanee, palpiamo l'addome per vedere se ci sono masse o epatosplenomegalia. È sempre importante andare a escludere una gravidanza, quindi la storia della paziente, determinare lo stato ovulatorio e andare a dosare le beta-HCG. E poi ci dedichiamo alla valutazione ginecologica. Rispetto alla terminologia proposta dalla FIGO avevo un concerno, cioè la FIGO parla di abnormal uterine bleeding come sanguinamento dal corpo uterino, ok? Questo però presuppone che io abbia già valutato la paziente e abbia escluso altre cause di sanguinamento dal basso tratto genitale, perché ricordiamoci che soprattutto nelle donne in età fertile c'è la possibilità del cervicocarcinoma. Spesso a noi è capitato un discreto numero di volte di vedere la paziente inviata in ecografia per sospetto polipo endometriale e nessuno ecograficamente ha guardato la cervice dove c'era tumore di 4-5 cm, casi anche insomma impegnativi. Quindi partiremo con l'ispezione, la valutazione bimanuale, se ho un sospetto di sanguinamento dal retto faremo anche l'esplorazione rettale, pap test, eventuali colture se necessarie. Quindi andremo a escludere sostanzialmente una patologia inizialmente cervicale o vaginale. Ci prepariamo per gli esami di laboratorio, che in prima battuta vanno ad escludermi l'anemia, e poi, se ho il sospetto sulla base dell'anamnesi, andremo ad indagare le eventuali coagulopatie. Quindi in primis faremo partire un emocromo, il gruppo sanguigno, il test di gravidanza. Andremo a fare una valutazione della coagulazione della paziente. Se ho il sospetto di coagulopatie, farò il dosaggio dell'antigene di von Willebrand, fattore ottavo, e invio la paziente dall'ematologo. Possiamo poi, se sospettiamo endocrinopatie, mettere in atto, ovviamente non in regime di urgenza, tutta una serie di valutazioni, TSH reflex, test per la clamidia, funzionalità epatica e quant'altro. Veniamo finalmente allo studio di quello che è poi l'utero dal punto di vista ecografico e sonoisterografico. Non tratteremo oggi lo studio della patologia miometriale, un po' perché tra un mese c'è il workshop sui fibromi in cui verrà
approfondito un po' per motivi di tempo, quindi vi parlerò dell'ecografia nella patologia endocavitaria sostanzialmente. Negli ultimi 10 anni l'approccio ecografico allo studio dell'utero è cambiato molto, è cambiato da quando, così come per lo IOTA, per il gruppo IOTA, quando si parla di patologia ovarica, per la patologia endometriale, il gruppo IETA, in cui siamo sostanzialmente gli stessi partecipanti, si è dedicato a definire innanzitutto un consensus sulla terminologia, definizioni e tecnica dell'esame ecografico e poi tutta una serie di raccomandazioni per lo studio delle lesioni endocavitarie. Quindi suggerisce una valutazione endometriale uterina che sia sia quantitativa che qualitativa. Innanzitutto viene definito una tecnica dell'esame ecografico. In che modo condurlo? Ovviamente l'approccio transvaginale, ma che spesso va accompagnato da una valutazione transaddominale, soprattutto quando abbiamo ad esempio degli uteri estremamente ingranditi per la presenza di grossi fibromi. Quando effettuare l'esame ecografico? Nelle donne in epoca premenopausale l'ideale sarebbe il quarto o sesto giorno del ciclo, quindi in fase proliferativa precoce. Nelle donne in postmenopausa che stanno assumendo terapia ormonale sostitutiva ciclica, 5-10 giorni dopo l'assunzione dell'ultimo progestinico. Bisognerebbe orientare l'utero in modo da avere l'angolo di insonazione il più possibile vicino ai 90 gradi. Identifichiamo la vescica e la cervice, definiamo la versione uterina e misuriamo l'isterometria e poi l'utero va scansionato sia sul piano sagittale che sul piano trasversale, sul piano sagittale da corno a corno uterino e sul piano trasversale dalla cervice al fondo. Faccio vedere qualche clip. Vedete come la posizione dell'asse maggiore della cavità uterina è quanto più possibile orientato a 90 gradi rispetto a dove arriva il fascio ultrasonoro per evitare artefatti sia nella misura sia nella valutazione delle caratteristiche qualitative dell'endometrio. Come misuriamo lo spessore endometriale? Se non abbiamo la presenza di fluido endocavitario, lo misuriamo ovviamente normalmente nel suo punto più ampio, tutto insieme. Se abbiamo la presenza di fluido endocavitario, dobbiamo prendere le misure separate layer per layer. C'è chi misura anche la quantità di fluido, lo statement IETA lo dice, anche se ha poca utilità a mio avviso. Passiamo poi a una valutazione qualitativa dell'endometrio, quindi non basta misurarlo, dovremmo definire la midline, l'ecogenicità, l'aspetto della giunzione endometriomiometriale, se c'è fluido spontaneo in cavità e poi dedicarci alla valutazione Doppler. Definire queste caratteristiche, a volte se la paziente sta bene, ha un utero perfetto come quelli che vi ho fatto appena vedere, è un po' speculativo, un po' una perdita di tempo, ma se abbiamo il sospetto di una patologia, definire se per esempio la giunzione endometriomiometriale è interrotta può già far pensare a una patologia, a quale patologia, adesso lo vediamo. La midline è l'interlinea tra le due layer endometriali, può essere lineare, non lineare come nel caso di endometrio policoide, irregolare o non definita in caso di endometrio generalmente isoecogeno in cui non si vede bene l'interfaccia. Il bright edge è un segno che può essere suggestivo di polipo o di tumore polipoide, sostanzialmente è un eco iperecogeno molto sottile che si dispone all'interfaccia tra una lesione endocavitaria e l'endometrio circostante, una sorta di rinforzo del profilo del polipo generalmente. L'ecogenicità dell'endometrio, l'ecogenicità può essere uniforme o non uniforme, uniforme soprattutto in età premenopausale varia nell'arco del mese, quindi avremo un pattern trilaminare, isoecogeno, iperecogeno, ipoecogeno, mentre l'ecogenicità non uniforme è un'ecogenicità in cui andiamo a riconoscere generalmente un endometrio che si presenta spesso debolmente iperecogeno con spazi e aree cistiche che possono essere regolari o irregolari. Questo è un caso di iperplasia endometriale, poi l'istologia. Più importante è la valutazione della giunzione endometriomiometriale, questo perché già ci fa pensare a delle patologie.
La giunzione può essere regolare, può essere irregolare come nel caso dell'adenomiosi, può essere interrotta dalla presenza di un mioma o da un fronte di infiltrazione neoplastica, può essere non definita in caso di endometriosi esogena, quindi non riconoscibile, non valutabile. Terminata la valutazione qualitativa degli aspetti endometriali, ci dedichiamo allo studio vascolare. Sull'endometrio è fondamentale settare bene la nostra PRF. La PRF suggerita, così come per la valutazione anche della patologia iniziale, è a 0,6, si può scendere fino a 0,3 quando andiamo a valutare il pattern vascolare dei tumori o l'asse vascolare dei polipi. Però è veramente fondamentale il settaggio, perché stiamo lavorando su una struttura sottile. Anche qui faremo una valutazione quantitativa e una valutazione qualitativa. Il box colore dovrebbe includere l'endometrio e un po' del miometrio circostante, così da vedere da poter valutare la differenza nella vascolarizzazione. La valutazione quantitativa, il color score, è lo stesso che probabilmente conoscete per la patologia iniziale, quindi è una valutazione soggettiva dell'operatore, semi-quantitativa, in cui abbiamo un grading nella valutazione che va da 1 a 4. Un color score di 1 è la totale assenza di spot vascolari. Un color score di 2 è la presenza di pochissimi spot vascolari, quindi giusto 1-2 spot colore. Color score 3 è una vascolarizzazione discreta. Color score 4 è una vascolarizzazione molto molto abbondante. Definito il color score, se c'è una patologia possiamo andare oltre e andare a definire quello che è il pattern vascolare della lesione. Abbiamo due grosse categorie sostanzialmente, una classe in cui abbiamo un singolo vaso dominante, in genere il polipo, o nel vaso dominante con ramificazione, più frequentemente il tumore polipoide, come la seconda immagine a sinistra dall'alto. Abbiamo scattered vessels, che sono dei vasi dispersi nell'endometrio, in cui non vediamo lo sconfinamento del vaso dal miometrio all'endometrio. Abbiamo vasi multipli, più tipici della patologia oncologica classica, e poi il ring sign, invece, che è la vascolarizzazione circonferenziale dei miomi sottomucosi. Se abbiamo il sospetto di patologia, di lesione focale, possiamo procedere con un esame di secondo livello, che è l'isterosonografia. Che cosa ci serve? L'ecografo, un catetere attraverso cui instillare soluzione fisiologica o gel all'interno della cavità. Io uso il catetere di Goldstein, che è fatto apposta, che però costa 15-20 euro esame, si può utilizzare il Nelaton pediatrico. Il vantaggio del catetere di Goldstein è quello di avere questa oliva mobile che, una volta misurata la lunghezza della cavità, ci consente anche di decidere quanta lunghezza di catetere vogliamo infilare all'interno della cavità. L'oliva si fissa a livello della cervice e ci consente di non perdere la posizione del catetere. Teniamo a disposizione anche una pinza di Martin, perché a volte ci serve trazionare un po' la cervice per rettilineizzare la cavità e entrare più agevolmente con il catetere. Vediamo cosa vediamo sostanzialmente all'isterosonografia. Nella prima immagine abbiamo il cateterino posizionato, basta, non serve arrivare col catetere fino al fondo uterino, basta superare lo UI, e apriamo la soluzione fisiologica e vediamo che ci si crea un contrasto a livello della cavità in cui si disegna molto bene la lesione focale polipoide, e questo ci consente anche di valutare tutto l'endometrio circostante, quindi capire se si tratta di una lesione polipoide focale, come in questo caso con un endometrio atrofico, o se c'è tutta una situazione di endometrio diffusamente spessito. Cosa dobbiamo valutare sulle isterosonografie? O sulla presenza di fluido spontaneo in cavità. La FIGO, il gruppo IETA, ci dice di misurare la quantità di fluido spontaneo presente, ma come vi dicevo, questa non ha grosse applicazioni cliniche. Molto più importante è la qualità del fluido spontaneamente presente in cavità, perché questo ci può già orientare verso una possibile patologia. Un fluido anecogeno, quindi sieroso, nelle donne in postmenopausa con stenosi cervicale può essere un reperto parafisiologico che non riveste alcun significato clinico. Se abbiamo la presenza di fluido ground glass, quindi sostanzialmente emorragico,
potremmo pensare qui a un ematometra, quindi ci può stare anche una patologia tumorale sottostante. In caso di fluido ecogenicità mista, pensiamo al pus e quindi pensiamo a una piometra. Poi cosa andiamo a valutare? Andiamo a valutare l'aspetto dell'outline endometriale, quindi com'è la superficie dell'endometrio una volta creato il contrasto. Può essere liscia, in questo caso la paziente non ha niente, può essere polipoide o con tasche endometriali in caso di endometrio diffusamente spessito o comunque nella seconda fase del ciclo può avere tasche endometriali senza che la paziente abbia nulla. Può essere irregolare con lesioni focali, come abbiamo visto prima, polipi o lesioni neoplastiche. Cosa dobbiamo dire delle lesioni endocavitali? Non basta dire c'è o non c'è il polipo, dobbiamo dire innanzitutto da dove origina la lesione, quindi se è una lesione che origina dall'endometrio o dal miometrio, se è un mioma, se è un polipo, se è un tumore. Se è diffusa o localizzata, quindi se interessa più o meno del 25% della superficie della cavità endometriale, se è sessile o pedunculata, quindi facciamo il rapporto tra la base di impianto e il massimo diametro della lesione. Quando definiamo i polipi, in particolare dovremmo definire il numero, se sono sessili o pedunculati, misurarli sulle tre dimensioni, definire l'ecogenicità sia del polipo che, come vi dicevo prima, del background endometriale, quindi se il polipo è in un contesto di spessimento diffuso o se c'è solo lui e basta, se vediamo il bright edge e se vediamo il feeding vessel. Il feeding vessel è l'asse vascolare che va a nutrire il polipo, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il caso di prima, abbiamo misurato il polipo, in questo caso nell'immagine con il Doppler il feeding vessel non si vede. Possiamo fare la ricostruzione 3D con o senza sonoister, in questo caso una sonoister 3D che con i rendering ultimi che utilizzati anche in ostetricia ci consentono di identificare molto bene la nostra lesione polipoide. Vediamo un altro caso in cui invece non ho fatto l'isterosonografia. Se vedete questo caso in sede sovraismica a livello del terzo medio della cavità si intravede una formazione oblunga. L'abbiamo misurata e se ci metto il Doppler, vedete, con il Power Doppler classico in alto a destra si vede l'asse vascolare del polipo, questo si chiama feeding vessel. Se utilizziamo i nuovi software per i flussi lenti e il microcircolo, vediamo come tutta la vascolarizzazione del polipo viene amplificata. Anche qui abbiamo fatto la ricostruzione tridimensionale, vedete il polipo a livello sovraismico e la ricostruzione con il 3D Power Doppler in cui viene identificato tutto l'asse vascolare del nostro polipo. Quindi non sempre serve fare l'isterosonografia, se già con la valutazione in scala di grigi e l'eventuale ricostruzione di 3D sono sicura, mi fermo. Questi sono altri esempi di sonoistero 3D in cui il polipo in genere risulta sempre molto ben visualizzabile. Passiamo all'ultimo capitolo più consistente della nostra chiacchierata, che è la valutazione del tumore. Fino a pochi anni fa ci limitavamo a dire ma sì, c'è il tumore, lo misuro sui tre diametri e cerco di identificare l'infiltrazione miometriale perché questo può essere d'aiuto al chirurgo. In realtà dall'anno scorso, con la pubblicazione di questo grosso lavoro, primo grosso lavoro emerso dagli sforzi del gruppo IETA, le cose sono un po' cambiate, siamo andati un po' oltre. Perché siamo andati oltre? Perché sappiamo che il tumore dell'endometrio ha una prognosi eccellente nei primi stadi, ma ci sono tutta una serie di tumori ad alto rischio in cui il comportamento aggressivo e quindi l'avanzato stadio alla presentazione, la chemoresistenza, il rischio di metastasi a distanza, il rischio di morte e di recidiva, si associa sia a delle caratteristiche istologiche, quindi tumori grado 3, tumori endometrioidi, ma anche a tutta una serie di caratteristiche preoperatorie, quali la presenza di coinvolgimento cervicale, di metastasi ovariche e di coinvolgimento linfonodale. Quindi il nostro goal si avvicina sempre più a provare a identificare preoperatoriamente gli alti rischi, così da poter modulare poi il trattamento chirurgico e non.
Questo lavoro ha coinvolto 17 paesi, l'Italia ha contribuito in modo importante, 1714 donne con carcinoma dell'endometrio operate, tutte valutate ecograficamente secondo il protocollo IETA prima dell'intervento. In particolare erano donne per il 90% dei casi in postmenopausa, 10% in premenopausa. La percentuale dei tumori in premenopausa è un po' più bassa rispetto a quanto vi ho detto prima, perché queste erano tutte donne operate, quindi tutti i tumori consecutivi in donne giovani che abbiamo visto e che sono state avviate una gestione conservativa non sono state arruolate nello studio. Istologia, 1386% dei tumori endometrioidi, 14% non endometrioidi, questo riflette abbastanza la distribuzione delle istologie nella popolazione generale, tumori generalmente in stadio primo A, quindi basso rischio. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che i tumori alto e basso rischio si comportano in modi un po' diversi all'ecografia. In genere nei bassi rischi lo spessore endometriale è meno, media 13 versus 28 mm, nei tumori a basso rischio la giunzione endometriomiometriale in genere è regolare, non così negli alti rischi, negli alti rischi la vascolarizzazione è molto più rappresentata e molto spesso il pattern vascolare è quello dei vasi multipli a origine multifocale. Quindi sono stati riconosciuti due pattern ecografici comuni nel carcinoma dell'endometrio. Quello più caratteristico dei tumori a basso rischio, in cui abbiamo generalmente lesioni più uniformi, ipericogene, meno vascolarizzate, e le lesioni non uniformi, eterogenee, in cui abbiamo uno spessore maggiore della lesione e una vascolarizzazione, come vedete qui, con lo score di 4 molto ben rappresentata. Cosa andiamo poi a vedere? Andiamo a vedere se c'è infiltrazione miometriale, se c'è invasione dello stroma cervicale. Qua basterà dire cervice infiltrata, sì no, infiltrazione miometriale superiore o inferiore al 50%. Vi faccio vedere un caso limite, che è il primo, in cui vediamo la cavità che è tappezzata da vegetazioni, ci sono coaguli flottanti, il grosso della patologia in questo caso è ismica, con coinvolgimento massivo della cervice, questo è un utero retroverso perché io tengo la vescica a sinistra. A livello ismico-sovraismico anteriore vediamo che la malattia arriva praticamente fino alla sierosa uterina. Quindi qui abbiamo sia un'infiltrazione superiore al 50% che un'infiltrazione dello stroma cervicale. Nel secondo caso invece vediamo come la giunzione endometrio-endometriale è sì irregolare, ma l'infiltrazione è inferiore al 50% e il tessuto patologico arriva all'OUI ma non lo supera. Cosa andiamo a vedere poi? Con la sonda transaddominale andiamo a cercare metastasi linfonodali, come in quel caso, a livello degli assi iliaci lombortico, lì abbiamo due linfonodi, uno intercavo-aortico e uno paraortico, e se ci sono, metastasi annessiali, come nel secondo caso abbiamo una metastasi ovarica da carcinoma dell'endometrio. Che cosa ci può mettere in difficoltà in nostre insidie? L'insidia maggiore in queste pazienti è la posizione uterina. Quando abbiamo l'utero in asse spesso poco possiamo fare per migliorare quella che è la nostra qualità dell'immagine. Sono pazienti obese, quindi è vero, ci sforziamo con la mano libera che abbiamo di premere sull'addome cercando di modificare la versione uterina, ma sui BMI importanti possiamo fare poco, possiamo provare ad aiutarci con un approccio transaddominale, ma anche qui spesso la vedo dura, o transrettale, o inviare la paziente a una valutazione di secondo livello con la risonanza. E ancora, molto spesso, possiamo avere problemi di stima dell'infiltrazione miometriale, sia in termini di over che di underestimation. Nel primo caso, come vedete, c'è una lesione enorme con un endometrio, con un miometrio libero molto sottile. Qui si potrebbe cadere nel tranello e dire l'infiltrazione è maggiore del 50%, in realtà è un miometrio che è solo schiacciato dalla lesione, ma poi, qui non avevo il clip, però
scorrendo i clip si vede come la giunzione endometrio-miometriale è sempre conservata e visibile, quindi un endometrio stirato ma non infiltrato. Al contrario, invece qui poco possiamo fare, possiamo avere un underestimation dell'infiltrazione miometriale, soprattutto in un pattern infiltrativo particolare che è il MELF pattern. In questi casi noi vediamo una lesione che ci sembra assolutamente a bassissimo rischio, la paziente fa l'intervento e il patologo ci dice che l'infiltrazione arriva fino alla sierosa. Questo perché? Perché nel MELF pattern di infiltrazione non abbiamo un fronte di infiltrazione miometriale compatto, ma abbiamo un'infiltrazione a ghiandole staccate, che purtroppo con le metodiche di imaging che abbiamo a disposizione non sono assolutamente rilevabili. L'ultima cosa che vi volevo dire, l'ecografia office, ormai magari non nell'ambulatorio dei nostri ospedali pubblici in cui la paziente arriva solo con richiesta di visita, ma sempre più spesso la visita si accompagna sempre all'ecografia, office o non office. Questo ci rende, come diceva Goldstein, dei ginecologi migliori, probabilmente sì, ma spesso non sappiamo come interpretare alcuni reperti che abbiamo. Uno dei reperti di più difficile interpretazione è lo spessore endometriale. Quando ci ritroviamo con pazienti totalmente asintomatici a cui facciamo la valutazione ecografica, come facciamo a decidere se quello spessore è meritevole di un'indagine di secondo livello o no? Innanzitutto dobbiamo ovviamente dividere le pazienti tra asintomatiche e asintomatiche. Nelle pazienti con il bleeding in post-menopausa, il cutoff che ritorna più o meno in tutti gli studi per inviare la paziente a una valutazione endoscopica è 4 o 5 mm. L'ACOG suggerisce 4 mm, al di sotto dei quali il valore predittivo negativo per il tumore del carcinoma dell'endometrio è superiore al 99%, quindi un cutoff di sicurezza molto buono, con però dall'altro canto il rischio di fare tantissime procedure inutili, perché molto spesso troviamo uno spessore maggiore in una paziente che ha avuto un singolo episodio di spotting in post-menopausa, molto probabilmente da atrofia endometriale. Ancora più difficile è la gestione della paziente in post-menopausa asintomatica. Se consideriamo per esempio questa meta-analisi, su 11.000 donne, 32 studi, lo spessore medio dell'endometrio in questa popolazione è di 2,9 mm. La prevalenza del carcinoma 0,6%. Sono stati testati tutta una serie di cutoff, anche molto ampi tra loro, tra i 3 e i 10 mm. Per tutti i cutoff il valore predittivo negativo era altissimo, ma avere un buon test negativo in queste pazienti asintomatiche in cui la prevalenza della patologia è già bassissima è poco utile. Quindi la meta-analisi concludeva che lo screening dell'endometrio nelle pazienti in post-menopausa asintomatiche non ha valore. In quest'altro lavoro gli autori hanno considerato una popolazione immaginaria di donne asintomatiche, partendo dal presupposto che se nelle donne con il bleeding in menopausa il cutoff di sicurezza è 5 mm e la prevalenza del tumore con un cutoff di 5 mm va dallo 0 al 7%, vado a creare una popolazione omogenea asintomatica, quindi una popolazione che ha lo stesso rischio di tumore. E vediamo come il cutoff suggerito per questa popolazione è di 11 mm. Quindi il cutoff proposto da questo lavoro è: mandiamo la paziente in postmenopausa asintomatica a accertamento isteroscopico quando lo spessore dell'endometrio è maggiore o uguale a 11 mm. Vediamo quest'ultimo lavoro del gruppo svedese di Malmo. Hanno inviato 3.000 lettere a donne asintomatiche in postmenopausa, 510 hanno risposto, le hanno valutate ecograficamente e hanno visto che 62 donne avevano un endometrio superiore ai 5 mm, in queste hanno tentato di fare l'isterosonografia, ci sono riuscite non tutte, hanno identificato 34 lesioni focali, sono riusciti a fare 29 isteroscopie per identificare cosa? Due iperplasie atipiche, partendo da 510 pazienti. Quindi anche loro alla fine concludono che
a fronte di due donne che hanno avuto la diagnosi di lesione precursore dell'endometrio e di due donne che hanno sperimentato delle complicanze chirurgiche serie post isteroscopia, lo screening non è efficace e non è da suggerire. Due parole giusto sulla gestione della paziente con tamoxifene. Anche qui noi in primis in Istituto Tumori riceviamo valanghe di pazienti in terapia con tamoxifene, ormai che viene prolungata sempre più spesso fino ai 10 anni per la valutazione annuale ecografica. In realtà non andrebbe fatto perché la paziente andrebbe banalmente sensibilizzata sul sintomo e quindi dovrebbe essere la paziente a venire da noi in caso di perdita ematica. Nella paziente con tamoxifene l'unico screening che ha senso è lo screening pretrattamento, perché si è visto che la donna che ha il polipo prima di iniziare la terapia con tamoxifene ha un rischio maggiore di sviluppo di iperplasia e quindi conseguente carcinoma dell'endometrio. Ma questo è l'unico advice che andrebbe dato alla paziente. Rivolgo la prima domanda anche a Valentina. All'Istituto di Tumori come vi comportate? Qual è il vostro standard di approccio diagnostico? Cioè che, in particolare, che ruolo ha l'isteroscopia? Gestite tutto con ecografia e biopsia, ad esempio una biopsia anche ambulatoriale, oppure le vostre pazienti vengono sottoposte molto frequentemente a un'indagine isteroscopica oltre che ecografica? Allora dipende, usiamo molto l'ecografia, ovviamente abbiamo l'ambulatorio sia di ecografia che di sonoisterografia. L'importante secondo me è selezionare bene la paziente che avviamo alla biopsia ambulatoriale. Come metodica di biopsia ambulatoriale io utilizzo la PIPEL, ma ovviamente se ho il sospetto di polipo endometriale non uso la PIPEL perché ho il rischio di sfiorare, spostare il polipo ma non riuscire a ottenere un flussolo diagnostico. Utilizzo la PIPEL se ho il sospetto di neoplasia anche per velocizzare la gestione della paziente e, oppure se ho un endometrio diffusamente spessito, non se ho la singola lesione focale. Nelle pazienti con sospetto di singola lesione focale mando alla diagnostica di secondo livello isteroscopica. Io, contrariamente a quanto vi ho presentato, ma perché meritava un inquadramento di letteratura, non utilizzo i cut-off. Non mi interessa che l'endometrio sia 4, 5, 6 mm, cerco di valutare caso per caso. Per esempio, la donna in postmenopausa che ha un singolo episodio di spotting, che ha un endometrio di 5, 6 mm, se ecograficamente riesco ad avere un'immagine di buona qualità, non vedo lesioni focali, le caratteristiche quantitative e qualitative dell'endometrio mi sembrano rassicuranti, la rimando ad un controllo a breve che può essere 3 mesi, in cui la paziente torna, mi riporta se ha avuto altri episodi e lì decido se posso rimandarla sui controlli periodici o se mandarla a un'indagine di secondo livello. Non uso i cut-off sicuramente nella paziente in terapia con tamoxifene. In queste pazienti molto spesso abbiamo la falsa immagine di endometrio spessito, in realtà poi se facciamo la sonoisterografia l'endometrio è completamente atrofico, ma è la giunzione endometrio-endometriale ad avere l'aspetto pseudocistico e quindi queste pazienti sono quelle che poi mandate in isteroscopia in massa hanno un quadro di atrofia cistica dell'endometrio. Mi presento Gabori, lavoro in questa clinica, mi occupo di ginecologia oncologica preventiva. Quando noi abbiamo una paziente con un pap test AGC, cellule ghiandolari, la paziente viene sottoposta a protocollo a colposcopia, curettage canale cervicale e valutazione endometriale. Se l'endometrio, anche in questi casi, usi un cut-off o è in questi casi indicativa fare un'isteroscopia to cure? Allora, nella GC noi facciamo sempre una valutazione endometriale che non per forza è isteroscopica, se l'endometrio è spessito le faccio una PIPEL in ambulatorio. E se l'endometrio è sottile? Comunque la GC lo mandiamo a valutazione isterologica. Isteroscopica? Sì. Okay. Isterologica o isteroscopica? Dipende, isteroscopica se ho l'impressione di un endometrio sottile non valutabile ambulatoriamente.
se ho un endometrio campionabile con più pelle, faccio tutto in ambulatorio. Ora, concludo ricordando che non è stato minimamente accennato nei sanguinamenti acuti il vecchio time-honored cure dilatazione e curettage della cavità uterina. Lo dico a voi che siete in pronto soccorso, perché molto spesso queste donne vengono addirittura ricoverate in reparto e lasciate ricoverate finché non arriva qualcuno a valutarle. Ma il curettage endometriale nelle donne con, specialmente con metrologie disfunzionali e un endometrio abbastanza spesso, è davvero risolutivo nel giro di ore. Quindi noi abbiamo risolto il problema. E non penso che sia opportuno in queste donne, specialmente quando la perdita è talmente abbondante da aver condizionato un'anemizzazione, impostare un trattamento medico, sia questo a base di estroprogestinici, sia questo a base di ripristare acetato anche in presenza di fibromi, quando una revisione della cavità, un curettage della cavità uterina, di cui nessuno più parla perché sembra essere vecchio e superato, ma così non è, e lo sappiamo bene tutti. Quindi vi invito a non dimenticare questa pratica un po' rozza, ma estremamente efficace in alcune circostanze. Se non ci sono più domande, chiudiamo, abbiamo tirato molto in lungo, vi ringrazio, siete rimasti strenuamente fino alla fine.